Giro di vite del Comune dell'Aquila nei confronti dei morosi del progetto Case. Al termine di una riunione di giunte, il sindaco Cialente ha spiegato quali saranno gli orientamenti dell'amministrazione comunale. Massima disponibilità per andare incontro alle esigenze dei nuclei familiari con un reddito ISEE più basso, inferiore ai 7.000 euro per intenderci. Pugno duro invece per tutti quei nuclei con reddito superiore a 12.000 euro che si rifiutano di pagare. La Zavora dei 4 milioni e mezzo di euro per le bollette non saldate. Pesa come un macigno sulle casse comunali e, dopo le richieste per via Bonare e Morosi, si passerà alle vie di fatto. Distacco delle utenze recupero forzoso delle somme sfratti. Sono i provvedimenti che verranno adottati a partire dal nuovo anno, quando verrà selezionata la società che si occuperà del recupero crediti. Beh, festa al caldo per coloro che hanno un reddito molto basso e si trovano in difficoltà e per i quali abbiamo trovato un modo di. Avviare una soluzione ehm, per, eh, che possano pagare, però ehm, invece probabilmente festa al freddo, comunque sicuramente il mese di gennaio e febbraio, per tutti coloro che hanno un'insedia superiore a 12.000 euro. La Giunta oggi ha deciso questo. Eh, non è più accettabile questa situazione del pagamento delle bollette. Io capisco a parziale giustificazione di questi cittadini che sono stati molto strumentalizzati e fuorviati dal centro-destra aquilano con complicità anche ridondanti da parte della senatrice Pelino, da quant'altro, qualche avvocato che li ha fatti anche andare in tribunale facendoli perdere cause e anche eh, denari. Però adesso è arrivato il momento di pagare, è impensabile che 2.600 nuclei familiari aventi un reddito superiore, ai 6, superiore a 12.000 euro, che quindi equivale come reddito a due volte e mezza, anche tre, si rifiutino di pagare una cifra che è attualmente di 4 milioni e mezzo e che adesso, che arriverà il conguaglio, sarà ancora superiore. Quindi è arrivato il momento che questi signori paghino e come... Allora, dai primi di febbraio eh, una delle quattro società che ha risposto al bando per la società recupero crediti comincerà a eh, chiamare queste persone, soprattutto quelli che hanno, sono usciti dal progetto gas e non intendono pagare, dove abbiamo professionisti, ordinari dell'università, cioè gente che può benissimo pagare. Contemporaneamente per gli altri scatteranno in tempi... Brevissimi, a parte il distacco delle utenze e lo sfratto, ma soprattutto il recupero coattivo di quanto dovuto o con la nostra avvocatura oppure daremo incarichi ad avvocati esterni, parlando chiaramente da un elenco che ci darà anche l'ordine degli avvocati.